Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Quella che vedete qui alle mie spalle è il punto sosta dell'agriturismo Il Sordiglio. È una sosta libera perché non è assolutamente a pagamento. Per ora non trovate servizi perché non c'è un punto servizio carico dell'acqua, energia elettrica, però è terrazzata come vedete e asfaltata, quindi non c'è, ha piovuto ma non vi sporcate il camper nel salire, ma nei piedi. Ma la particolarità è che si affaccia su questa terrazza della valle, ma soprattutto che se mi seguite nella passeggiata, che c'è esattamente, questo è l'ingresso che vedete alle spalle dell'agriturismo, e qui invece c'è questo vialetto dove si arriva dentro all'agriturismo. Quella che vedete qua sopra, nascoste qua in mezzo, credo che li potrete vedere se io sposto un po' i rami. Eccole, sono le ciliegie. Dunque, che vi devo raccontare? Questo agriturismo è spettacolare per mangiare i piatti tipici della cucina emiliana, perché siete circa a 20 km da Reggio Emilia. Scusate, qui ce n'è un'altra, vuoi non mangiarla? Quindi è eccezionale per quello. In più, l'agriturismo dispone di un certo numero di stanze, che sono quelle che vedete di qua, non mi ricordo se siano 8, dove è possibile appunto dormire, oltre che mangiare nella parte del ristorante. Si chiama Agriturismo di Sordiglio. Veniteci per la cucina. Siete in mezzo all'Appennino tosco-emiliano, quindi nella temperatura fresca quando fa caldo d'estate, ed inverno siete circondati dalla prima nevicata, arriva qua sicuramente. In più io venni in inverno passato qui, e esattamente qui dove vedete adesso c'è questa macchina, parcheggiai il camper, e qui ci fu nella notte gli animali del bosco, credo che fossero dei caprioli, quindi il posto ne vale veramente la pena per mangiare, ma è una sosta libera ed è perfetto per andare a visitare anche la pietra di Bismantova, che è a 8-10 km da qua. Quindi insomma, io ve lo consiglio, fateci un salto sia per mangiare che per sostare liberamente oppure nelle stanze. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.